Cosa teme di più del Milan e se è stata smaltita la sconfitta di Dele? Del Milan si teme la qualità individuale e l'organizzazione che hanno, che è stato bravo a dargli Montella. Si teme questi due fattori. La sconfitta si vedrà domani se è stata assorbita nella maniera giusta, però dalle reazioni ultime, gli ultimi due allenamenti, mi è sembrato di sì. Mister, si parla tanto dei tifosi, no? Di come hanno reagito i tifosi anche alla sconfitta, di quell'applauso, e è uno stimolo in più anche questo per voi domani, cioè il fatto comunque che la gente vi è rimasta vicina, non è una novità, però... Non so se è uno stimolo, ma sicuramente è un qualcosa che... È un qualcosa che comunque si aggiunge, perché siamo in debito nei confronti della gente, e quindi le reazioni da avere in campo sono mirate anche a cercare di andare a mettere dentro una sorta di gratitudine e rispondere con situazioni concrete, con l'impegno, e poi dall'impegno speriamo che si venga premiati anche in termini di risultati. Senti, vi siete detti qualcosa in questi giorni con la squadra? Chi ha parlato comunque ha esternato la delusione per l'emotività, no? Che la gara poi rappresentava e portava con sé, c'è un confronto tra te, i ragazzi, hanno detto qualcosa, tu hai detto qualcosa a loro? E noi ogni partita c'è grande confronto, al di là del risultato, comunque ogni settimana, in particolar modo il primo giorno della settimana, si vanno a mettere in ordine quelle situazioni che non sono venute nel verso giusto e anche quelle positive, per cui la settimana chiaramente si viene da una sconfitta molto pesante in termine numerico, però dentro c'è stata una prestazione positiva, per cui si è messo dentro in particolar modo quegli aspetti che in queste circostanze vanno risaltati. Chiedo una cosa anche sul Milan, se ti aspettavi che il Milan facesse il campionato che sta facendo, una squadra che sta giocando secondo me con una mentalità molto provinciale, questa forse la differenza rispetto agli ultimi Milan che non erano, forse erano dei, insomma, del Montella non riportano, e cosa pensi di Montella allenato bene? Insomma, Montella è un altro grande ex qua di Empoli. Montella, parto dall'ultimo, Montella è un allenatore fortissimo, l'ha dimostrato negli anni, al di là della parentesi della stagione passata, ma comunque c'erano delle complicazioni dove lui è subentrato e quindi non ha potuto incidere dall'inizio. Montella rimane comunque un allenatore da alta classifica, lo dimostra il modo come fa a giocare la squadra, è riuscito in breve tempo a dare un ordine anche difensivo, che è una squadra che comunque si sa muovere bene anche a livello difensivo. Non sono meravigliato perché conosco l'allenatore, conosco Vincenzo, e quindi non mi meraviglia che lui possa aver inciso in maniera forte. È chiaro che lì ci sono delle componenti esterne che condizionano e non poco quello che è l'operato della squadra. Sinceramente su quello che poi il fatto che comunque sono secondi in classifica, chiaramente prima si poteva auspicare, ma non sicuramente è una sorpresa credo anche per loro. Senti, parlavi del derby, anche degli aspetti positivi come la prestazione del primo tempo ad esempio, da quali aspetti positivi del derby che potete ripartire per questa partita? Dalla personalità con cui sono riusciti a eliminare questo gap tra noi e la Fiorentina, è comunque una squadra strutturata per un altro tipo di classifica e quindi spero che possano riconfermare quel tipo di comportamento, me lo auguro vivamente perché vuol dire la squadra cresce, deve crescere, perché per arrivare a conseguire questo obiettivo bisogna passare anche attraverso una crescita di personalità, di coraggio, di voglia di stupire, e io domenica ho visto, mi sono anche divertito il primo tempo, sicuramente non in termini di risultato, però come svolgimento della gara, come sviluppo, mi è piaciuto come ha reagito, ecco. C'è un dato che dice che l'Empoli non è praticamente mai riuscito in questo campionato a rimontare, però poi se andiamo a vedere anche le partite, le guardiamo magari una per una, vediamo insomma diciamo le mancate reazioni, loro sono venuti sempre contro grandi squadre, penso che anche Inter, Juve, Fiorentina, c'è un motivo, si è preoccupato per questo o è il valore degli avversari? Non lo so se
se questo è attribuibile al fatto che comunque tu ti sei confrontato con squadre che fanno un campionato a parte, e quindi già quella è una difficoltà grossa. Quando poi passi in svantaggio è chiaro che diventa tutto più complicato. Io spesso mi sono soffermato su questo aspetto, in particolar modo ne ho parlato anche con la squadra. Le partite, fin quando l'arbitro non decide di smettere la partita, noi bisogna cercare comunque di impensierire gli avversari e di mettere in piedi un risultato che ci vede in maniera anche netta forse sotto, però fin quando c'è la possibilità per rimettere in piedi un qualcosa di negativo, noi bisogna farla, e questo è un passaggio che noi bisogna cercare di migliorare, e anche velocemente, perché ci sta di prendere gol, perché lo subiscono tutti il gol, però dal gol subito c'è bisogno di non abbattersi ma reagire e cercare di ripianare le cose. Ecco, ma tu hai provato a dare una spiegazione, se c'è, ovviamente, a questo tipo di situazione molto particolare e che non appartiene fortemente all'ultima storia recente dell'Empoli? Noi, tutte le domande che tu mi fai me le fai sempre rapportate a quello che è stato il recente passato. E si sbaglia, secondo me, se si mette sotto questo aspetto la squadra, cioè, rapportarla a quel... Cioè, al di là dell'aspetto... No, ma dico, se tu rapporti quello che è stato il campionato, io ho sempre detto che è difficile rapportare un campionato all'altro, sicuramente quello dell'anno prossimo sarà differente a quello di quest'ultimo, al di là della forza degli avversari, ci sono delle situazioni che anno dopo anno si vanno a complicare oppure a migliorare o a peggiorare, questo è chiaro, fa parte del tempo, però su questo aspetto qui non lo so se una situazione che, essendo avendo cambiato molto, e c'è bisogno di consolidare alcuni aspetti, e nel consolidare alcuni aspetti chiaramente vai a ricercare qualcosa per fare, e quando tu poi la subisci questa cosa qui, la reazione successiva a quell'evento negativo in questo momento non riesci, per casualità, perché poi se vado a vedere anche le partite passate, noi comunque a Udine anche sotto si sono avute le occasioni, a Roma con la Lazio anche sotto si sono avute le occasioni di poter comunque ribaltare il risultato. Gli episodi determinano le partite, come è stato domenica. Domenica purtroppo si è avuto una sconfitta roboante, si è subita una sconfitta di questa portata, perché si sono messi dentro degli errori individuali che ci stanno nel calcio, però mi è piaciuta quella che è stata la reazione come squadra, quindi su questo aspetto qui bisogna migliorare, c'è da migliorare, chiaramente è un qualcosa che o bene o male o per periodi corti appartiene comunque a tutte le squadre, non soltanto all'Empoli, no? Di subire magari un risultato e non riuscire a vincere o a controbattere nella maniera opportuna, perché poi io l'unica sconfitta dove noi non ci si è messo mani in questo senso, non ci si è arrivato neanche a cercare di reagire in questo senso, è stato quello con la Juve. Per il resto la squadra, quando è andata sotto, ha sempre cercato di ha sempre avuto opportunità per rimetterla in piedi. Vero, poi se hai un dubbio di formazione magari in mezzo al campo? No, non ho nessun dubbio. Io non ho nessun dubbio in mezzo al campo, né in difesa né in attacco. Io ho 20 giocatori e 27 giocatori, e mano a mano che passa il tempo certifico sempre di più, ho sempre più certezze su quelli che mi danno più garanzie, e questo chiaramente può cambiare domenica o domenica a seconda di quelle che sono le reazioni giornaliere, passa tutto attraverso le reazioni negli allenamenti, e non ho nessun dubbio, siccome la squadra si è comportata benissimo contro la Fiorentina, e domani ripropongo la stessa formazione, così fugo tutti i dubbi che voi potete avere. Ho letto un pochino, sicché non... Quindi giocano gli stessi 11. Okay, grazie. Per quanto riguarda invece il Milan, Giovanni non ci sarà a Bacca, probabilmente giocherà alla Padula, forse è qualche pericoloso di Bacca, visto che ha fame e voglia di giocare. Eh sì, cioè caratteristiche completamente diverse.
anche se poi Bacca comunque poi alla fine, anche se non partecipa tanto a quello che è lo sviluppo della squadra, comunque è un grosso finalizzatore. E l'altro invece è molto più violento nelle reazioni, è molto più scomposto, è un aggressivo, è pericolosissimo, un giocatore forte che l'ha dimostrato l'anno scorso, ha dimostrato negli ultimi anni, e non è un caso che insomma l'ha acquistato il Milan, era, insomma, lo voleva in Napoli, lo volevamo noi, un giocatore che fa comodo a tante squadre, è pericolosissimo, insomma il valore del Milan a livello individuale non c'è partita, e noi questo gap lo possiamo assottigliare solo con l'organizzazione, solo così si può riuscire ad avvicinarci al Milan.